Peeps, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a provare un sacco di novità Essence. Infatti il brand mi ha gentilmente mandato questo pacco pieno zeppo di roba da provare e oggi l'andremo a testare insieme. Ma prima ho due premesse da fare, ovvero non fate caso al fatto che ho le palpebre super rosse, ma ieri ho fatto una lampada abbronzante e non la facevo da prima dell'estate, mi sono purtroppo bruciata un po' le palpebre, anche se ho messo la protezione devo mettere di più e soprattutto più alta. Quindi questa è la prima premessa e poi anche un pochettino il collo e le labbra è la seconda premessa. Ma bando alle ciance, partiamo subito con le novità perché sono tante e quindi abbiamo tanta carne al fuoco. Quindi partiamo subito dal primo prodotto, ovvero skincare. Mi hanno inviato questo prodottino qua, che è praticamente una specie di ampolla con all'interno un siero, ha la pompettina fatta così. Adesso la vado ad aprire e proviamo il prodotto. Non so bene, ah ok, sopra ha tipo la pompetta, quindi voi la schiacciate ed esce fuori il siero, che è così bello liquidino. E lo vado a massaggiare su tutto il viso. Allora, c'è scritto sul pack Daily Drop of Energy, quindi è un'ampolla con all'interno un siero per il viso che dovrebbe dare un boost di luminosità. Infatti, come vedete, rispetto a prima sono molto più luminosa, quindi devo dire che come prima applicazione mi piace. Ma passiamo al secondo prodotto, sempre skincare, ovvero questo qui, che è un prodottino per andare praticamente a sgonfiare le occhiaie e le borse. Quindi è fatto così e va passato sotto agli occhi proprio per andare ad alleviare un po', diciamo, il contorno occhi. Io non l'ho messo in frigorifero perché volevo prima utilizzarlo con voi, però diciamo che se lo applicate dopo averlo messo in frigorifero, essendo fresco, dovrebbe aiutare ancora di più a sgonfiare le borse e probabilmente mi può aiutare anche ad alleviare un po' il rossore dei miei occhi in questo momento. Comunque, questo qui non vi so dire granché perché ovviamente la prima volta che lo provo vi aggiornerò poi su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram fatelo, trovate il link diretto giù nell'info box. Mentre per quanto riguarda il siero di prima, devo dire molto molto bello. Altro prodottino labbra che andiamo a provare subito è il Cranberry Lip Oil, fatto così, quindi è un olietto labbra leggermente colorato, ma andiamo a vedere se colorerà anche le labbra o se semplicemente le va ad idratare, visto che è un olio labbra, e lo vado ad applicare. Anche la consistenza è fantastica, perché è di quegli oli ma non appiccicosi, molto molto nutriente, quindi sembra bello idratante e ricco, ottimo perché dopo che mi sono posizionata le labbra l'idratazione è necessaria. E questo è l'effetto, secondo me un pochettino colora, voi che dite, o magari accentua un po' il rosso delle labbra, però secondo me un minimo di colore, visto che il pack vedete è tipo un po' fucsietto, un po' colora. Ah, altra cosa, non so se avete fatto caso, ma ho gli allineatori. Questo è il primo video YouTube che giro con gli allineatori, credo che non si noti troppo e soprattutto penso di parlare abbastanza normale, fatemi sapere. Comunque, passiamo adesso effettivamente al make-up. Direi di partire subitissimo dagli occhi, come sempre, e utilizzo questa palette qua che si chiama Roma. Ecco qui quindi lo schema colori, devo dire molto carino perché comunque abbiamo dei toni neutri, rosati, marroncini, ma anche questo sprint di colore, diciamo con questo verdino, che ovviamente andremo ad utilizzare, e c'è anche un bello specchio. Parto con il colore di transizione e vado con questo marroncino qua e lo vado a mettere su tutta la piega dell'occhio. Devo dire pigmentato, ora ovviamente i colori saranno un po' distorti perché ho le palpebre molto rosse, però da vicino io il colore comunque lo vedo, vedete com'è marroncino piuttosto che rosso. Quindi secondo me la pigmentazione c'è. Metto un po' di panna sotto l'arcata sopraccigliare, così cerchiamo di utilizzare più ombretti possibili per vedere com'è la qualità della palette. Andiamo ora ad applicare questo verde scuro e diciamo che vado a creare un po' la mia forma, che non è super pigmentato questo, cioè in cialda è molto più evidente rispetto che qui, però vediamo insomma come si sfuma. Lo sfumo un po' con il celeste
Allora, il celeste un po' si vede, certo non è il colore più pigmentato del mondo, ma comunque sono colori pastello e di solito non sono strapigmentati, e in più consideriamo anche che è una palette estremamente low cost, perciò diciamo che già quello che stiamo ottenendo è tanto. Ok, dai, diciamo che la pigmentazione c'è, certo questo verde effettivamente sembra più scuro, poi in realtà viene più un verde acqua. Però comunque la pigmentazione c'è. Ora faccio la stessa cosa anche sull'altro occhio. Passiamo ora al marrone. Voglio utilizzarlo per fare un eyeliner un po' sfumato. Prendo quindi un pennello angolato e vado a creare il mio eyeliner. Anche questo è molto più chiaro dal vivo piuttosto che in cialda. Vedete che in cialda è molto molto scuro, ma effettivamente poi risulta più chiaro di quello che è. Però comunque, a parte che i colori non sono proprio come in cialda, a scrivere scrivono. Prima di pulire un po' la zona, perché vedete qua c'è un pochettino di fallout e i colori spolverano abbastanza anche in cialda, vedete? Passiamo agli shimmer. Eccolo qua. Devo dire bello, doratino. Poi swatcho anche quello accanto che è un pochino più bronzo. E poi infine quello più chiaro, che è questo qui, che è veramente bianco. Questi due, secondo me, potrebbero starci bene, ma direi di andare ad utilizzare quello al centro, ovvero questo qui, che poi, se vedete bene, all'interno ha tipo delle particelle bianche, non so bene, questo qui. Prova ad applicarlo con il dito. Beh, wow! Super luminoso, non me l'aspettavo. Bello pieno anche il colore, molto molto carino, mi ha sorpreso, molto carino. Visto che questo qua era particolarmente chiaro, lo andiamo a mettere poi nell'angolo interno, ma sopra voglio andare a mettere un pochettino di questo, così da dargli quel tocco un pochettino più bronzo, giusto qui al centro. Allora, sicuramente per come sono fatta io non utilizzerei questo verde così, per come l'ho posizionato, però alla fine, per vedere la pigmentazione degli ombretti, ci sta come look. E devo dire che l'ombretto verde ovviamente non rispecchia la cialda, nessun colore rispecchia le cialde, però sono pigmentati, si sfumano facilmente, non mi hanno fatto macchia. Gli shimmer sono super luminosi, perciò secondo me come palette, se vi piacciono questi colori, consapevoli del fatto che sono più chiari di come appaiono in cialda, mi direi di, cioè, mi sento di promuoverla questa palette. Proseguiamo sempre con gli occhi e andiamo ad utilizzare l'eyeliner. Mi hanno inviato questo eyeliner marrone con lo scovolino fatto in questo modo e lo vado ad utilizzare per andare un po' ad intensificare l'eyeliner che abbiamo fatto prima con il marrone. Quindi diciamo che seguendo l'attaccatura delle ciglia vado un po' ad intensificare la riga fatta precedentemente. Allora, la punta, essendo molto molto fina, vedete, in realtà è molto precisa, quindi riuscite a fare una codina molto appuntita, però non è proprio il tipo di eyeliner che utilizzo, è un po' scomodo e soprattutto lo scovolino è un po' duro, quindi diciamo che non fa proprio al caso mio, però a scrivere scrive e il suo lavoro lo fa, e soprattutto è un bel marrone. Proseguiamo con il mascara. Questo è molto interessante perché è un mascara per occhi sensibili. Si chiama Sensitive But Wow, quindi è perfetto per chi ha gli occhi sensibili, ma comunque dovrebbe dare un effetto wow. Lo scovolino è così. Devo dire che gli scovolini verso l'alto, un pochino affusolati, a me piacciono tantissimo. E in più i mascara di Essence sono ottimi. Perciò vediamo questo com'è. Ovviamente, premessa, io ho le ciglia corte, lo sapete, perciò questo è il massimo che potete vedere. Allora, devo dire che le rende abbastanza nere, non le allunga particolarmente né le volumizza particolarmente. Diciamo che non è un mascara che riutilizzerei. Adesso vado a mettere nella rima inferiore un pochettino di questo e poi all'interno dell'occhio vado a mettere questo ombretto qua, in modo tale che rimane fuori solo questo, questo e questo. Però diciamo che la maggior parte degli ombretti li abbiamo utilizzati. Dai, anche questo colore carino, alla fine è abbastanza pigmentato, cioè si vede. Ovviamente questi non sono i colori che mi stanno meglio,
però se valutiamo appunto di nuovo la performance dell'ombretto non è male. Passiamo ora al viso e ho da utilizzare questi due prodotti che volevo provare da tantissimo. Questo soprattutto ed è un primer in gel praticamente. Fatto così e si chiama Fix and Lash ed è un primer sia idratante e rinfrescante, ma anche che dovrebbe fare da grip al fondotinta, quindi una sorta di milk primer, quelli là un po' collosi che dovrebbero far aderire meglio il fondotinta al viso. È rosatino, che carino, guardate, sembra una gelatina e il colore è un po' rosa. Andiamolo ad applicare. Posso dire che questo prodotto mi ha fatta volare perché quando lo applicate è molto liquido, molto acquoso e questo è un classico ingrediente, diciamo, un classico elemento che dimostra il fatto che è un primer idratante, però promette di essere oltre idratante anche un primer che deve fare da grip al fondotinta ed effettivamente è appiccicaticcio ora che si è, diciamo, seccato, settato sul viso. E quindi fa anche da grip per il fondotinta. E questa è una cosa fantastica che non si trova in nessun primer, perché io che ho la pelle molto secca cerco sempre dei primer idratanti e quindi questo lo è. Però a volte ho bisogno anche magari di tenere il make-up tantissime ore, quindi ho bisogno anche di un primer che risulti un po' grintoso sotto al fondotinta e quindi che faccia aderire bene il fondotinta in modo tale che resiste tutta la giornata e non si sposta. Questo è due in uno, quindi mi idrata ma mi tiene anche sul fondotinta, o comunque per quello che sto vedendo ora, poi ovviamente dovrò testarlo bene, però come first impression adoro. Andiamo ora alla tinta 24 ore Hydrating Tinted Cream, quindi dovrebbe essere un fondotinta molto 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 leggero, una tinta che dovrebbe uniformare l'incarnato, 88% di ingredienti naturali ed SPF 15. Quindi questa, se vi piacciono i prodotti naturali, è perfetta in inverno perché comunque anche una leggera SPF, visto che d'inverno non abbiamo tutto questo sole. E la colorazione che mi hanno inviato è la 20 Sun Beige. Andiamo a vedere com'è. Devo dire, me l'aspettavo anche più liquido. Invece è abbastanza denso e la cosa non mi dispiace perché sapete che a me piacciono i fondotinta abbastanza coprenti e soprattutto semi matte. Vediamo. Soprattutto possiamo fare la prova del 9, visto che sono molto rossa in viso, e vedere se copre questi rossori. Beh, raga, il colore per me è perfetto. Ovviamente ora c'è un po' lo stacco con il collo perché sono abbastanza rossa, però paragonato al corpo va benissimo. E devo dire che lo adoro, cioè è meraviglioso. È super luminoso. Probabilmente anche grazie all'ampolla, questa qui arancione che abbiamo provato prima, però si è cioè, penetrato benissimo nella pelle, si è adattato tantissimo, cioè veramente se voi mi guardate da vicino non sembra che io abbia nulla. Skin tint fino ad un certo punto, cioè secondo me è più un fondotinta che uno skin tint perché veramente ha coperto, quindi tanta tanta roba, mi piace, lo continuerò ad utilizzare sicuramente. Non ho correttori, ma ho direttamente come prodotto per la base questo qui, che è un mix tra un bronzer e un illuminante e si chiama Kissed by the Light, quindi baciato dalla luce, Illuminating Powder, quindi è una polvere illuminante che potete utilizzare un po' come preferite. Io penso che andrò a fare un mix di questa parte sopra, per andare un po' a scaldare tutto quanto il viso e poi utilizzerò la parte sotto come illuminante vero e proprio. La colorazione che ho io è Sun Kissed, la numero 2. Aspetto giusto leggermente che si setta ancora il fondotinta, visto che non ho cipre per evitare che escano macchie indesiderate. E nel frattempo utilizziamo un prodotto per le sopracciglia, che anche questo volevo provare tantissimo. Si chiama Brow Like a Boss ed è questo prodottino qua nella colorazione 2 Brown. Praticamente dovrebbe essere una specie di pennarello, è fatto così per le sopracciglia, ma tipo angolato. Vedete com'è lo scovolino? E dovrebbe far sì che praticamente voi fate così, ta ta ta, pelo per pelo, le sopracciglia. Ora proviamolo. Io non ho messo nulla sulle sopracciglia, le vado soltanto a pettinare un po' verso l'alto e le coloro un po'.
Già vedo che questo prodotto è troppo marrone per le mie sopracciglia, perché ho le sopracciglia abbastanza fredde e in più è pienissimo di prodotto, perciò lo vado a scaricare un po' e proviamo un attimo. Ah, ok, dai, non è estremamente pigmentato come sembrava. È un pennarello colorato, però abbastanza delicato. Molto caldo, quindi la colorazione assolutamente non fa per me, però vediamo com'è il prodotto. No, vedete qua, sta facendo tipo accumulo di prodotto. No, questo prodotto non mi piace proprio. Fa tipo accumulo di prodotto, cioè poi non so se si fissa, ma... Ah, come posso fare? Questo no, bocciatissimo. Cioè, guardate, quando io lo rimetto dentro, vedete quanto prodotto ha. Quindi scarico un po' l'eccesso e riprovo. Però, oltre al colore che non va assolutamente bene, mi sembra che rilascia troppo prodotto. Cioè, vedete, è troppo acquoso, non so bene. Prima che faccio danni, provo ad asciugare insomma quello che ho appena fatto e lascio le sopracciglia così, non voglio andare ad intaccare con nessun altro prodotto. Così vediamo la full face completata. Quindi vado giusto a pettinarle un po', cercando di trasportare un po' l'eccesso, ma niente di che. Poi ora che lo sto trascinando di qua, che si era un po' seccato già, è come se fosse un po' mix a brow gel, perché dopo un po' si fissa. No, orribile. No, questo prodotto assolutamente non mi piace. Mi spiace, ma non ce la faccio. Ed è anche waterproof, quindi penso che non lo toglierò finché non mi andrò a struccare. Aiuto! Questo no. Va bene, dai, la base non è proprio settata, però insomma facciamo quello che possiamo. E vado ad utilizzare questo prodottino qua. Prendo un pennello abbastanza cicciotto e prelevo soltanto la parte superiore, almeno ci provo. E proviamo a scaldare un po' il viso. È bello pigmentato, eh? Non so se voi lo percepite dalla telecamera. Aspettate, lo applico anche di qua, così forse lo vedete meglio. Ma è estremamente luminoso. Chiaramente perché capite bene che passando sulla parte superiore, che è piena di illuminante, è normale che esca anche l'illuminante. Però veramente è come se io ho spiattellato l'illuminante ovunque in questa zona. Non è un prodotto che a me piace, perché a me piace il contour o bronzing opaco e poi sopra l'illuminante. Capisco una base glow, ma questo è veramente tanto. Guardate che macchia luminosa. Io poi non ho particolarmente pori accentuati né particolari brufoli, ma questo, se avete magari una pelle un pochettino problematica, vi risalta la qualunque. Perciò anche questo prodottino, mi spiace, ma bocciato. Provo a mettere un pochettino di illuminante giusto qui sul naso, ma non lo utilizzerei mai più come prodotto per il contour. Lo utilizzerò sicuramente come illuminante, perché alla fine il colore è carino per la mia tonalità di pelle, però come bronzer assolutamente no. Non capisco il senso di fare queste strisce. Era meglio mettere sopra soltanto il marrone e qui l'illuminante. Allora sì, era un prodotto 2 in 1, ma mischiarlo no. Poi come prodottini abbiamo il setting spray, questo qui che adoro. Non aprirò questo perché è nuovo e io, adorandolo appunto, ne ho già un altro nella Makeup Collection, ne ho già un altro, questo qui che è un po', vedete, un po' sceso rispetto all'altro, perché lo utilizzo veramente tanto, ne ho comprati tantissimi, perciò uso questo. Però appunto mi piace molto perché è un setting spray molto idratante, quindi se avete fatto una base particolarmente pesante o polverosa e volete dare un boost di idratazione al viso, utilizzate lui e avete risolto, quindi anche questo mi piace molto. Mentre per le labbra mi hanno inviato questi due prodotti, questo qui che è un classico rossetto che dovrebbe cambiare colore con il pH delle vostre labbra, che proveremo su TikTok, e poi l'Hydra Matte Lipstick. Sono dei nuovi rossetti che sono molto molto idratanti, quindi
quindi non vi vanno a seccare le labbra, ma allo stesso tempo hanno un finish matte. Io ho già una colorazione di questi e li adoro veramente. La colorazione invece che mi hanno mandato oggi è la 401 Mauve, quindi dovrebbe essere un colore rosatino e malva. Vado a rimuovere leggermente i residui del lip oil, che devo dire anche lui mi piace perché mi ha idratato abbastanza le labbra. E andiamo ad utilizzare il color malva. Vedete com'è bello scrivente come prodotto? Mamma mia, più che malva, raga, è viola. Quindi, a parte il colore che non guardiamo, il prodotto in sé per sé è stupendo. Perciò, Hydra Matte Lipstick di Essence, trovate la vostra colorazione, prendetelo perché è stupendo. E quindi niente, questo è il make-up completato. Devo dire che sono super luminosa grazie a questo prodotto qua, forse un po' troppo. E però devo dire che alla fine la base, il fondotinta mi piace da morire e mi piace da morire anche grazie a questi due prodottini che ho applicato prima e poi tutto il resto dei prodotti insomma li abbiamo commentati in corso d'opera, quindi penso che sia tutto. Niente, quindi questo è il make-up completato, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato utile per capire quali prodotti comprare e quali evitare. E niente, grazie mille per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!